falsi insegnanti, perché tutti gli uomini saranno insegnati da Dio per lo Spirito Santo e dal minore al maggiore. Nessuno dirà più al suo fratello: lo conosci il Signore? Perché tutti ti conosceranno. Sento la tua presenza che scende sopra di noi e io ti amo, oh Dio della mia forza, Dio della mia salvezza, benedici i tuoi santi della terra, i nostri cari lontani e vicini, Israele.
Bibbia dice, ed egli sarà chiamato l'Iddio di tutta la terra. Di tutta la terra. Quindi il Signore non darà un posto a Maometto in qualche contrada, a Buddha in un'altra contrada, e magari a Satana per farlo rinfrescare, mandarlo fra le nevi della Siberia o dell'Alaska e via dicendo. Non darà la terra a nessuno, perché gli viene per regnare su tutti i continenti, e la terra busterà la benedizione del governo diretto da Dio, perché egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Beati quegli occhi che oggi scrutano per fede e guardano spesso in alto, perché sanno che la parola di Dio ci ha ammaestrato dicendo: ho alzato gli occhi ai monti per vedere dove mi verrebbe aiuto, ma i monti non si mossero, i colli nemmeno, le valli stettero chete, ma quando alzò lo sguardo al di là dei monti verso il cielo, vide una porta aperta e una mano che scendeva e disse: ecco il nostro aiuto, e nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Vi vorrei tutti quanti sintonizzare per il vostro bene. Questa sera abbiamo alcuni versi nella seconda epistola di San Pietro Apostolo. Devo precisare tra l'altro che l'Apostolo Pietro non è stato mai un papa cattolico romano, assolutamente, ma l'umile servitore del Signore che servì il Signore nella maniera che egli gli aveva insegnato. Prendete la parola in casa. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poiché non vi abbiamo dato a conoscere la potenza e l'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole artificialmente composte, ma essendo stati spettatori della maestà di essa. Stiamo leggendo il primo capitolo dal versetto 10, dal versetto 16 al versetto 21. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, essendogli recata una totale voce dalla magnifica gloria: questi è il mio diletto figliolo, nel quale io ho preso il mio compiacimento. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, essendo con lui nel Monte Santo. Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, del quale fate bene di attendere come ad una lampada rilucente in luogo oscuro, finché schiarisca il giorno e che la stella del mattino surga nei cuori vostri, sapendo questo in prima, che alcuna profezia delle scritture non è di particolare interpretazione, poiché la profezia non fu già recata per volontà umana, ma i santi uomini di Dio hanno parlato essendo sostinti
con lo Spirito Santo. Vorrei che se la gente che ha caccia di tesori nel mondo vuole trovare stasera e ricevere il vero tesoro che non sarà mai svalutato, è proprio il momento di riempire il nostro cuore e la nostra vita di questo magnifico dono, affinché possiamo dire con l'Apostolo: ringraziare sia il Dio per il suo ineffabile dono. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo diletto figliuolo, colui che fu generato. La potenza dell'Altissimo scenderà su di te, la potenza dello Spirito, la potenza dell'Altissimo scenderà su di te, e ciò che nascerà da te, santo, sarà chiamato figliolo di Dio. Dunque, se Dio è il Padre, voi guardate qui, sorella, se Dio è il Padre di Gesù Cristo, l'angelo disse: lo Spirito Santo ti adombrerà, e ciò che nascerà da te, santo, sarà chiamato figliolo di Dio. In questo caso, se Dio è il Padre, ma fu generato dallo Spirito Santo, essendo la seconda persona, e via dicendo, il Padre sarebbe il nonno di Gesù Cristo, lo Spirito Santo sarebbe il Padre, e Gesù sarebbe una specie di zio dei credenti. Ma cosa dice la Scrittura a questi imbroglioni che si sono messi a interpretare la parola per loro conto e cagione e ragione? Perché naturalmente il mondo è pieno di gente emotiva che vanno a caccia di avventure ecclesiastiche, talché ormai potete vedere grandi radunanze dove si fa apertamente il culto al diavolo. Ed anche in questa città c'è la gente denominata la setta dei satanisti. Il diavolo non ha lasciato l'uomo senza una religione. Il diavolo sa meglio di un angelo che l'uomo creato da Dio ha una tendenza particolare a guardare in alto, e non conoscendo il vero Dio si è abbandonato ad ogni sorta di ispirazione malefica. È così che sono nate le sette, anche che sono uscite dalla Bibbia, manovrata da uomini che non ebbero né il privilegio, né la chiamata, né il ministerio, né alcun ufficio da parte del Signore. E si lessero la Bibbia alla lettera, parlarono in questo modo, e la gente, convinta di trovare la pace in questo senso, allora seguì quelle correnti. Sapete come sono gli uomini, come i bambini. Un bambino innocente ha bisogno dell'acqua e ti fa segnale col dito che vuole l'acqua. Però quello che tu gli dai, egli beve. Se tu gli dai del veleno, egli non sa che è veleno, ma lo beve perché ha sete e vuole solo bere. Così sono le anime oggi nel mondo. Gli uni da secoli che bevono l'acqua cattolica romana ed ha fatto molto male al ventre della gente, talché l'inferno ne ha inghiottito
imbottiti chissà quanti. Gli altri hanno bevuto l'acqua delle denominazioni avvelenata dai credi e dagli statuti umani, mentre il Signore ha dato la sua parola per quel piccolo gregge che in ogni tempo, chiamato da Dio, ha recato il cuore nelle mani del Signore e, simile a Davide, ha detto: il mio cuore è assetato di Dio, non dell'acqua religiosa, non dell'acqua del Tempio. L'anima mia è assetata del Dio vivente. Dio sapeva che l'uomo moriva di sete e cercava la vera acqua e non la trovava, ma un giorno, nel compimento dei tempi, egli venne fra noi in forma umana e disse agli uomini assetati: io sono l'acqua della viva fonte, se alcuno ha sete, venga a me e beva. E che io sappia, nella Bibbia, per gli uomini che hanno sete di Dio c'è una sola sorgente, e questa sorgente è Gesù Cristo, il Signore della gloria. Sono acque sante, acque originali, sono acque che, come egli dice, chi la beve ha la vita eterna. Sono stati in un luogo, nella città natale del nostro fratello Peppino Abruzzo, e proprio ai piedi del monte Faito vi sono più di 20 sorgenti, una vicina all'altra. C'è un grande stabilimento e vi escono acque ferruginose, magnesiache, l'acqua della Madonna, l'acqua di San Vincenzo e via dicendo, e la gente entra là secondo la malattia che ha e vanno a bere acqua. Ho visto senza espressione un monaco, quando non era più di 150 kg, con un bicchierone così, e andava eruttando, che sembrava un mantice, andava su e giù bevendo di quell'acqua, e tutti vanno a bere l'acqua della Madonna, perché la Madonna è la madre di Gesù, e l'acqua della Madonna fa bene allo stomaco. E gente che si partirono dalla casa magri, pelle e ossa, sono diventati grassi di questa maniera. L'acqua ferruginosa, l'acqua solforica, l'acqua di qua, l'acqua di là, ma la gente entra con i loro mali, dice che c'è l'acqua per i reni, e naturalmente le grandi case commerciali mettono etichetta e magari acqua presa a pochi chilometri di distanza, e vi dicono: acqua santa di Roma, acqua di qua, acqua di là, e la gente beve acqua minerale. Dio fece le sorgenti perché sapeva che l'uomo doveva aver sete e anche gli animali dovevano aver sete. E la Bibbia dice: egli fa scorrere i fiumi nella terra e mette le sorgenti nelle valli. Egli lo fa per dissetare la creazione, perché sapeva che l'acqua è uno dei primi elementi che ristorano e dà vita al creato, all'uomo, alle creature. E se queste cose sono nel campo umano, nel campo geografico, nel campo fisico, nel campo spirituale, il diavolo ha aperto pure i suoi grandi stabilimenti. Acqua di Sant'Antonio, acqua di San Vincenzo, sedute spiritiche dove fanno bere alla gente l'acqua presa alla Martorana, e la gente che ha paura del diavolo beve e tracanna l'acqua della chiesa della Martorana e l'acqua della Madonna di qua, e il sale dietro la porta, il ferro di cavallo, il corno che pende, il nastro rosso.
dall'Africa, dappertutto, in una città, in una nazione dove la gente si dice intelligente ed erudita, anche oggi è fiorente un'industria satanica dove si svolgono le cose più gravi contro la santità di Dio. Uomini ricchi e poveri sono condotti tutti da queste cose e fanno grandi donazioni, donazioni per la Madonna. Ma la vera madre di Gesù è nel riposo dei santi e non ha bisogno l'orologio d'oro, la collanina che qualcuno gli offre. L'apostolo Pietro, si dice che a Roma c'è il gran tesoro di San Pietro e che va custodito, perché quando viene San Pietro, se non trova il suo tesoro, si arrabbierà e vorrebbe trovare magari naturalmente il risultato e i conti fatti. E naturalmente, se dovessimo parlare, io non sono un politico, perché e non vorrei scendere in certe cose, ma ringrazio l'Onnipotente per la parola che egli ci dà, perché l'Evangelo fino a questa sera è per noi la vita, è per noi Cristo stesso, è per noi il fiume che scorre, dove noi attingiamo le fonti della vita. L'Apostolo Pietro qui esprime chiaramente, e nelle espressioni bibliche sembra che ci siano sempre due persone che si muovono e una terza che agisce nell'ombra, che sarebbe lo Spirito Santo. Oh, quante volte abbiamo ribadito e abbiamo sempre ricalcato il chiodo. La Bibbia dice: io sono il Dio e fuori di me non ce n'è un altro, né piccolo né grande. Se Gesù fu generato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo essendo un'altra persona non è allora Dio, perché Dio è Dio, lo Spirito Santo è lo Spirito Santo secondo la loro dottrina, che non è altro la copia conforme di ciò che fa la vecchia madre, e queste loro figliole in giro che predicano un evangelo che man mano perde tutta la sua virtù, perde la sua potenza, perché la scrittura dice: v'è vita nel nome di Gesù, v'è salvezza nel nome di Gesù, l'acqua della vita è nel nome di Gesù, il perdono dei peccati è nel nome di Gesù, l'inferno cena per il nome di Gesù Cristo, i morti resuscitano e resusciteranno per il nome di Gesù Cristo. La speranza presente e futura nostra è in questo nome. Ed egli, tra l'altro, tra tutti gli appellativi, tra tutte le qualità, è chiamato l'albero della vita. E di qua, di là, del fiume che esce di sotto al trono della gloria, è l'albero della vita, che fa 12 frutti l'anno, 12 qualità di frutto, ogni mese, secondo il calendario celeste, fa una qualità di frutto. E così durante l'anno celeste abbiamo 12 qualità di frutto, e l'albero è di qua e di là del fiume, talché tutti possano stare all'ombra sua, bere l'acqua della vita, mangiare dell'albero della vita, perché gli dice chiaramente: guai a chi aggiunge e guai a chi toglie, perché se alcuno aggiunge queste cose saranno mandate contro lui le piaghe scritte in questo libro, e se alcuno toglie qualche cosa gli sarà tolta la parte dell'albero della vita. Noi invece questa sera ci vogliamo aggrappare all'albero della vita con tutte le nostre forze. Ultimamente
chi fallisce in un solo punto della parola è colpevole di tutta quanta la parola. E si vogliono far vedere che sono cristiani, ma se questo dottorino era cristiano non avrebbe spaccato l'opera del suo pastore, ma è avvenuto quello che, come dice la scrittura, l'uomo raccoglierà ciò che avrà seminato. E si sono ripiene le chiese con nostro lavoro e il Dio permise che avvenissero loro queste cose. Ora si fa chiamare pastore, ma quando ho udito che commentava Fatti 2:38, ove è scritto chiaramente: ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Io ho udito con le mie orecchie, ho la cassetta a disposizione, con la voce di questo, io non so se è uomo, se la vede lui, perché uomo per me significa carattere, significa qualche cosa che ha la radice in Cristo. Un uomo inviato di Cristo porta la sua parola, la tiene così com'è, non la può cambiare, perché sa che davanti a Dio deve renderne conto e ragione. E quando lesse Fatti 2:38, che dice letteralmente: ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati. Sapete che cosa ha detto? Ha letto il versetto, ha citato il versetto, la cassetta ce l'ho io e ci sono tante altre copie di questa cassetta. Ha citato il versetto, ravvedetevi, Dio dice, e quando invece di dire ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, continua la sua melodia e fa così: ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio diversamente di come lo Spirito Santo disse quel giorno, confermando che quel Geova di cui la nazione era in aspettazione era Gesù, che essi avevano crocifisso e l'avevano fatto, era stato fatto da Dio, Signore e Cristo, e che nella resurrezione lo Spirito Santo aveva riempito lui, si trasferì nel corpo di colui che non conobbe peccato, perché in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. In Cristo! Stamattina all'alba, quando lavoravo la mia mente, il mio chiodo fisso è il Signore, poi siete voi. Voi siete il chiodo più piccolo, ma lui è il chiodo più grande. Lo Spirito Santo mi diceva: ora il fine della legge è Cristo. E qui è la chiusa del grande Vecchio Testamento. Il fine della legge è Cristo per la salvezza di ogni credente, perché così fu detto agli antichi ed è detto ancora a noi oggi, che chiunque avrà invocato il nome del Signore, quale Signore? Gesù Cristo, sarà salvato. Ora il fine della legge è Cristo per il ristoramento del creato, per la salvezza di ogni credente, per la speranza che abbiamo di incontrarlo e per la speranza che hanno anche quelli che si sono addormentati in Cristo, perché così Paolo coraggiosamente e chiaramente scrisse: e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Non dice i morti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma i morti in Cristo risusciteranno i primi. L'apostolo Pietro qui esprime a carattere chiaro, carattere di fuoco, nell'imputabile consiglio di Dio sopra di questi tempi,
paesino qui vicino che non voglio mentolare, dei grandi dottoroni che riconosco, uno è un fuoruscito di qua, un altro è un babbeo che nemmeno sa se la Bibbia è vera o no, ha voluto dottorare intorno al nome del Signore, che il nome Gesù Cristo in italiano non significherebbe proprio quello che è scritto. Ma allora che cos'è? Perché la Bibbia dice che lo Spirito di Cristo era nei profeti del Vecchio Testamento, quanto più ora nei profeti del Nuovo Testamento. Si vede da qui che non hanno una chiamata da Dio. Furono messi perché furono messi in combriccola e pensano di essere arrivati, di essere blasonati, gallonati, e che essi hanno il monopolio, e non se ne accorgono che il Signore ogni giorno, ribattendo il chiodo, esprime le qualità del suo nome, perché quando anche loro dovranno lasciare questa terra non si incontreranno con gentei, ma col giudice dei vivi e dei morti, con uno solo, con colui che dice: ecco, io vengo tosto e il mio premio è meno, per dare a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. L'apostolo Pietro dice: la parola che vi abbiamo predicato è l'Evangelo eterno di Dio, che non può essere cambiato, non subisce riforme, non ha bisogno di essere aggiustato dai grandi intellettuali del presente secolo, perché non è in virtù di ragione umana che si aprono le porte del cielo perché il peccatore entra, ma a motivo del nome di Cristo, che è via, verità e vita, ma che anche la porta della vita, chi entra per me sarà salvato. L'apostolo qui esprime con chi ha avuto da fare e dice: la verità che vi abbiamo predicato non è il frutto di favole artificiali, di commenti o di impressioni fantastiche, religiose e giudaiche, che andando attorno abbiamo raccolto qua e là e abbiamo fatto una raccolta frammentaria di tutte queste cose, abbiamo composto questo messaggio e ve lo abbiamo dato. L'apostolo Pietro esprime chiaramente che la verità che vi abbiamo data a conoscere è stata da noi realizzata nella persona di colui che ci chiamò a lasciare le reti per seguirlo ora e nell'eternità. E Pietro rende testimonianza e dice: siamo stati con lui nel monte della trasfigurazione, quando udimmo dalla magnifica gloria. Sapete che in quel momento la natura umana doveva per necessità, per nostro insegnamento, rivolgersi al cielo per dire: Padre nostro. Ma era la natura umana, perché Dio nella sua vera natura è Dio ed è Spirito, ma Gesù Cristo è il corpo dove Dio si è trasferito, perché gli dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Noi udimmo quella voce recata dalla magnifica gloria che disse: questi, in modo inequivocabile, questi è il mio figliolo prediletto. Se questi che ci stanno attorno, non mi interessa come li chiamano il loro gregge, perché gran parte dei loro gregge sono figli di quest'opera, e quando tornerà il giudice dei vivi e dei morti, mi renderà giustizia di tutto il male che hanno fatto e predicato sfruttando la fantasia e le bocche più sporche per cercare di demolire questo fondamento e di sparpagliare questo gregge. Ma questa sera il Dio nel suo grande
nel Monte Santo, abbiamo udita la voce della magnifica gloria, e quindi Pietro precisa ciò che vi abbiamo detto è la pura verità, perché noi udimmo una tale voce, fummo adombrati anche noi, abbiamo visto anche noi Mosè ed Elia, i santi, colui che rappresentava uno la legge e l'altro i profeti, che apparvero dal nulla, ma erano viventi, apparvero dall'invisibile e vennero e parlarono con lui, e in quel momento egli non era più l'uomo ordinario che noi seguivamo da 3 anni e mezzo. No, egli fu trasfigurato, i suoi abiti divennero bianchi, candidi, la sua faccia risplende come il sole, e una nuvola venne li adombrò e disse: questi è il mio prediletto figlio, nel quale io presi il mio compiacimento. L'Evangelo di Cristo è eterno. Essi che predicano che Gesù Cristo è l'eterno figliolo di Dio si sono sbagliati. Gesù Cristo nella resurrezione dice: ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra. E Giovanni nell'Apocalittica visione, che è la rivelazione ultima di tutta l'identità di Cristo, della legge, dei profeti, dei salmi, eccetera, eccetera, l'Apocalisse è la rivelazione dell'identità definitiva di Gesù Cristo, acclamato dagli angeli, dai 24 vecchi, dalle miriadi nella gloria, arcangeli, cherubini e serafini nella gloria, che non smettono mai giorno e notte di dire: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E anche noi stasera vogliamo dire: santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Non ci interessa le meschine azioni di certa gente che usa pure la televisione col cuore pieno di gelosia amara contro il mio ministero, ma si ricordino queste larve umane che mentre erano senza Dio qualcuno pregava per loro, e quando qualcuno di loro ebbero persino malattie a casa fu invitato nelle loro case a pregare per di loro affinché ricevessero grazia da Dio. E si ricordino, e lo dicono l'uno all'altro in modo chiaro, che questa pianta è stata piantata da Dio ed essi hanno cercato di avvelenarla, di farla seccare, ma il Dio vi ha messo la sua acqua e la pianta vive, e gli uccelli vengono a rifugiarsi sotto l'ombra di questo albero. È un ulivo verdeggiante, come dice la scrittura, ma io sarò come un ulivo verdeggiante nella casa del Signore, perché quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Hanno paura a predicare la verità, perché stanno facendo un gran favore al diavolo, e il diavolo li lascia tranquilli per questo, perché se c'è un nome che l'inferno teme, non è la replica dei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo, ma se c'è un nome che il creato teme, e che il creato aspetta, e che nel cielo si adora, e che l'inferno è pieno di spavento a cagione di questo nome, è Gesù Cristo, il Signore della vita e della gloria. Lo credete? Alzate le mani e benedite il suo nome.
vive con Mosè, quando Mosè, avendo riportato una vittoria contro le potenze nemiche, piantò una bandiera in un certo posto e disse: Geova Nissi, che vuol dire il Signore è la nostra bandiera. Gloria a Dio, alleluia al suo nome. Il Signore è stato fino oggi la mia bandiera, il mio bastone, la mia roccaforte. Il suo nome è presente non solo oggi ma nell'eternità. Angeli e uomini salvati adoreranno un solo nome. Così è scritto in Filippesi 2, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e che ogni lingua confessi. Anche noi stasera con gli angeli confessiamo il nome dei nomi, Gesù Cristo, il Signore. E che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Non perché veramente sopra di Gesù c'è un altro Dio, assolutamente no, ma perché in Cristo sono le due nature. Egli, essendo Dio, si è fatto uomo, e lo diciamo sempre finché questo sia. E per l'ultimo questa sera vi dico, perché mi dispiace che questo messaggio è rimasto soltanto alla periferia di un soggetto senza fine, ma vi dico questo: una delle ultime promesse del Signore fatte già nel Vecchio Testamento e confermate persino nel Nuovo Testamento dice che al popolo che porta il suo nome, in quel tempo io scriverò le mie leggi e li metterò nelle loro menti e li metterò nel loro cuore. E nessuno dirà più: ma lo conosci il Signore? Perché dal minore al maggiore mi conosceranno. Mi conosceranno! Non ci conosceranno! Eruditi! Interpreti sfasciati, dal minore al maggiore, dice il Signore, mi conosceranno. E il libro dell'Apocalisse, che parla di tutta la rivelazione della vera identità e di tutte le qualità e di tutti i nomi che portò lui dal Vecchio al Nuovo Testamento, e le ultime parole sono firmate da lui: io Gesù ho mandato il mio angelo. È come un uomo che ha scritto un libro e alla fine c'è la firma dell'autore. A Dio la gloria! A Dio la gloria! A Dio la gloria! Nel principio il Dio creò e alla fine la firma dell'autore di questo libro soprannaturale è: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Gloria al Signore. Io sono la radice e la progenie di Davide, sono la stella lucente e mattutina. E l'augurio dell'apostolo Pietro è anche qui: finché la stella del mattino, chi è la stella del mattino? Cristo surga nei cuori vostri, e che questa stella mano a mano alzerà, la luce si farà più grande e diventerà poi la stella, diventerà sole di giustizia che splenderà in tutta la sua forza per farvi entrare in maturità spirituale per essere figlioli e figliole di Dio secondo la sua visione. Che Dio vi benedica. Mi dispiace che il messaggio rimane perifericamente e così, ma lo riprenderemo con l'aiuto del Signore. Ricordiamo a tutti che domenica mattina abbiamo il culto alle 10, sabato sera abbiamo lo studio sulla parola. C'è pane per tutti gli affamati, acqua sempre viva che scorre dalla roccia, ce n'è per tutti. Se qualcuno ha sete, venga,
e chi vuole vende in dono dell'acqua della vita. Dio benedica tutti quelli che hanno ascoltato via radio e anche via televisione. Il Signore sia sempre con voi.